Rieccoci anche in questa settimana per una nuova puntata di Radio Appiano, una settimana in cui l'Inter è impegnata per ben due volte, mercoledì contro Palermo, sabato contro la Roma. Quest'oggi vi daremo anche qualche aggiornamento in merito agli allenamenti, al programma appunto della settimana dei ragazzi e soprattutto ci occuperemo dei vostri messaggi. Buongiorno anche a lei. Innanzitutto buongiorno da Edoardo Caldara, Alessandro Villa, perché non ti eri neanche presentato. Giusto, è vero. E va bene che ti riconoscono dal tono di voce, dal però, timbro, dalla cadenza, ma insomma anche credo anche dalla silhouette qualcuno. Soprattutto sì, e quindi credo che si debba comunque al nostro pubblico, ai nostri abbonati, la cui buona metà quest'oggi è tra l'inferocito, il deluso, l'incavolato sì. Andante, quindi bisogna anche riuscire a avere la delicatezza e l'intelligenza di essere appetibili, conciliabili, sinceri, disponibili, plausibili, oggettivi, giusto? Sì, direi di sì. Direi dobbiamo lavorare come sempre sul confine e sul limite dell'oggettività e soprattutto della plausibilità, come si può dire, Ale? Insomma, essere credibili, dai. Quando ci siamo riusciti per tanti anni, ci dobbiamo riuscire anche oggi, quindi non credo, io non mi faccio grandi problemi perché basta dire quello che penso, quindi abbiamo sviluppato una sorta di anticorpo al pessimismo storico. Io scommetto peraltro che in caso di vittoria contro il Palermo si azzereranno tutte le critiche, tutti i messaggi negativi. Ma dopo no, sette vittorie hanno battuto il resto e sono venute fuori un guarda, il problema secondo me è un po' più profondo, nel senso che ci fosse un discorso da fare, da farsi solo ed unicamente all'incavolatura per una sconfitta dopo sette vittorie, allora non lo prendi neanche in considerazione. È evidente che è figlio della frenesia, della schizofrenia del tifoso a cui, e di cui tutti quanti abbiamo subito le energie e le influenze. Cioè tutti quanti quando si vince sono contenti, quando si perde no. Quando si vince si elogia, quando si perde si critica. Questa è la regola base, no? Più semplice, più semplicistica, più immediata anche. È anche vero che la nostra società arriva da un periodo storico in cui non aveva vinto nulla, non le avevano, mi permetto di aggiungere, fatto vincere nulla, ha vinto tutto. E dopo che hai vinto tutto, qualsiasi cosa che arrivi è sempre di meno. Sì, si può solo peggiorare. E quindi non è che c'è molto da aggiungere a questa sibillina e forse riduzionistica valutazione del presente. Noi comunque tifiamo l'Inter. E lo faremo sempre. Passare da una valutazione ad un'altra ci pare un poco riduttivo, soprattutto quelli che se la prendono con chi ha dato e continua a dare. Le mail che mi danno più fastidio sono quelle circa allora diamo via tutto, vendiamo tutto, facciamo sì come che... questa. Mi raccomando, Paolo da Siena, ragazzi, sì. Non prendiamo nessuno, siamo troppo forti così. Juve e Milan hanno bisogno di fare mercato, mica noi. Sarcastica. No, molto sarcastica, ma infatti mi sembra che sul mercato che se ne dica ci siamo andati, forse non per prendere Cristiano Ronaldo, come credo nessuno abbia preso, no. Perché quelli che hanno buttato il cuore più là dell'ostacolo non gli è tornato un cuore, ma un muscolo agonizzante, visto che chi ha sbandierato da un mese e mezzo a questa parte ha fatto la più brutta figura di mercato che io mi ricordi degli ultimi decenni, parlo del Milan con l'affare Tevez, suturata, calmierizzata, aiutami Ale, nascosta addirittura sì. O edulcorata solo grazie a un sistema mediatico compiacente. Questo non risolve il futuro dell'Inter, che va comunque coccolata, strutturata, accudita, come sempre si fanno. Posso anche però lanciare peraltro una provocazione. Voi immaginate cosa avrebbero scritto, proprio un angolino, immaginate che, dura 30 secondi e lancio un paio di provocazioni. La prima, se un giocatore che è di un'altra società fosse stato ospite di un albergo pagato dall'Inter per 5 mesi per aspettare che un'altra trattativa si sbloccasse o meno. Mi riferisco al caso Maxi Lopez. E un'altra, questa è proprio veleno puro, ma volevo così incattivire, invelenire. Oggi hai perso della paprika. Hai perso ieri a Lecce esatto. Ti sei incattivito. Voi immaginate se un'intervista su un importante quotidiano sportivo a un giocatore che ha ammesso di essersi venduto delle partite, che è stato in carcere, e avrebbe detto 12 anni fa, nella partita in cui fummo tutti assolti, in realtà la convinci fu, io c'ero e lo so bene.
e in quella combine c'era anche l'attuale allenatore del Milan. Immaginate se fosse stato l'attuale allenatore dell'Inter, cosa avrebbero scritto, come avrebbero aperto, come avrebbero trattato la vicenda. E invece passa un po' così. Quindi sei passato direttamente dalla Fer Tevez al... saltando di palo in frasca. Per la rubrica di palo in frasca. Per la rubrica il veleno che c'ho dentro il lunedì quando esatto, mi sveglio. Esattamente. Possiamo andare oltre? Possiamo andare oltre. Lasciamoci alle spalle questa Lecce, sebbene poi tutte le mail ritorneranno e quindi saremo costretti a giustificare una sconfitta dopo 7 vittorie. E va bene, anche questo è il gioco. Salutiamo. Sì, no, dicevo, a questo gioco partecipiamo da tanti anni, dell'incavolatura post sconfitta ci sta. È ovvio, è giusto invece preoccuparsi con accezione positiva, preoccuparsi del futuro della nostra società, della nostra squadra, di quello che ci aspetta. Ma credo che non vi sia, le balle per cui il presidente, come potete non fidarvi di un presidente grazie al quale abbiamo vissuto 20 anni, quasi 20 anni, di tutti quelli che stanno all'ascolto, o meno se siete più giovani, 20 anni comunque di passione e poi di vittoria. Come potete non fidarvi di una garanzia del genere? Come potete non fidarvi di una famiglia che ha speso, non dico tutto quello che ha guadagnato, ma comunque vi assicuro buona parte di quello che ha guadagnato grazie all'astuzia e alla lucidità dei suoi avi, insomma della prima generazione, mi riferisco ad Angelo Moratti, passando poi per i figli, che ha speso, dicevo, buona parte di quello che ha guadagnato per il bene e per le vittorie della nostra Inter. Ma come si fa? Non dico solo a non aver fiducia, ma sto leggendo in giro addirittura degli insulti. Ma si devono vergognare quelli che insultano una famiglia? E guardate, e badate bene, ma lungi da noi il parlare per dipendenza di stipendio, per dipendenza di come si dice, Ale, di società, o per corporativismo, per aziendalismo. Ma chi se ne frega dell'aziendalismo? Abbiamo la fiducia del nostro presidente, siamo liberi di dire nel panorama delle cose intelligenti quello che vogliamo. Quindi non c'entra nulla l'aziendalismo, gli stipendi o quello che alcuni, pochi, pochissimi per la verità, ci hanno accusato di fare. Si tratta di essere persone raziocinanti. Come si fa ad andare contro una famiglia del genere? Ma lo diciamo qui, lo diremo per sempre, ma grazie a Dio che abbiamo avuto una proprietà del genere. Faccio un discorso che va paradossalmente al di là anche di quello che si è vinto, che è tantissimo ed è impressionante come bacheca, come palmarès. Un presidente che ha preso Ronaldo, Ibrahimovic, Eto'o, Vieri, Baggio, Mourinho, Mancini, questi personaggi al centro del mondo calcistico che hanno rimesso l'Inter al centro dovendo, leggevo l'altro giorno, a parte posso fare una premessa, mi imbarazza sinceramente un poco dover star qui ancora alle 16:38 del fine gennaio del 2012. Sinceramente mi imbarazza un poco dover fare l'apologia della famiglia Moratti su Inter Channel nel gennaio. Mi sembra qualcosa di un po' fuori luogo, un po' così. Probabilmente sbagliamo, Ale, me ne assumo la responsabilità. Probabilmente sbaglio io in prima persona a dover essere qui ancora a difendere la famiglia Moratti, che evidentemente per quello che ha fatto, per quello che è, si difende da sola. Mi ricordo però ancora una discussione, facevamo con dei tifosi, dicevano chi è stato il migliore, se il papà, non esiste un migliore tra papà e figlio, esiste un papà, esiste un Angelo Moratti che ha realizzato, combattuto, vinto in un determinato ambiente, in una determinata Italia. Ecco, forse è stato ancora più difficile lavorare in questo tipo di sistema calcio degli ultimi 20 anni per il nostro presidente. Qualcuno diceva però l'altro presidente ha vinto di più a livello internazionale. Beh, insomma, diciamo che non esiste il paragone. Fare il paragone è già sbagliare. Prendiamoci tutte e due, grazie a Dio, sì, che abbiamo avuto un padre figlio del genere. Come... E lavorare in un'Italia fatta come quella, veramente composta da molteplici realtà, non tutte positive, per usare un eufemismo, e riuscire a vincere, riuscire a sconfiggerle e poi vincere, mi sembra veramente una vittoria incredibile, che possa anche far passare adesso questi... È vero, non abbiamo comprato nelle ultime campagne acquisti gli Ibrahimovic, i Motta, gli Schneider, è vero che l'ultima campagna... Allora? Poi veramente... E allora cosa facciamo? Andiamo a bruciare la sede con tutti i dirigenti dentro, o magari si fa un'analisi di mercato, un'analisi sociale, un'analisi politica che vada un po' al di là degli tutti gli altri hanno, se ne frega il fair play finanziario. Ma quale società
grande società ha agito in maniera lecita, raziocinante e a volte magari meno spensierata e a volte magari meno pubblicizzata e a volte magari meno... Sapete quanti ne avete visti andare in giro con i Ferrari, i braccialettoni, gli orologioni, poi facevano sei mesi così e poi il settimo mese erano al gabbio. Sì, tra l'altro, per esatto, carità, qui volevo arrivare, rincariamo la dose ulteriormente, vogliamo fare il confronto con gli altri grandi gruppi industriali italiani che hanno rilevato società di calcio negli anni 90, vogliamo vedere dove è finita la Parmalat e il Parma, la Cirio e la Lazio, Cecchigori e la Fiorentina, vogliamo vedere dove sono finite, cosa hanno vinto, quanto hanno speso, vogliamo fare un confronto di questo tipo? La mia domanda retorica. Assolutamente no, tra l'altro ripeto, ancora una volta ci sentiamo in imbarazzo dove star qui a fare delle analisi societarie di questo tipo che veramente vorremmo, le potevamo fare magari nel 2005, Alessandro, cosa dici? Le potevamo fare, forse l'abbiamo fatta, adesso non ricordo, nel 2004, potevamo giustificare i nostri discorsi, la nostra essenza, la nostra presenza nel 2004.